Parliamo di apicoltura e qua siamo un'azienda a Catona di Reggio Calabria e con un produttore proprio di miele. Ecco, intanto parliamo della vostra, come nasce questa passione, altro perché il lavoro è una passione quella che fate voi. Il lavoro dell'apicoltura è veramente una passione perché da quando ero già giovane, 15-16 anni, andavo a seguire l'attività di un apicoltore vecchio che mi ha dato la possibilità di approcciarmi, di crearsi quella passione di fare l'apicoltura. Dopodiché, andando avanti nel tempo, ho fatto dei corsi, ho fatto Va bene. delle preparazioni che mi hanno dato la possibilità di farlo professionalmente e a livello, diciamo, di una preparazione che mi ha dato un lavoro, ecco. Qui parliamo di miele naturale senza aggiunti di Allora, questo è alcuna. miele vergine integrale, praticamente è un miele che cristallizza le molecole del fiore che viene succhiato dall'ape. Si aggregano durante il periodo invernale col freddo e cristallizzano. Quindi questo E dice che miele, no. alcuni tipi di miele cristallizzano, alcuni non cristallizzano, come il castagno o l'acacia non cristallizza, e altri tipi di miele cristallizzano per questo freddo. E allora sì, è il sinonimo che il miele è un miele naturale. Ecco, quanti tipi di miele lei produce? Allora, generalmente dipende da quanto è la capacità lavorativa. Se è dall'offerta, diciamo, della flora in un periodo dell'anno che noi spostiamo le api nelle fioriture particolari come l'arancio, il castagno, l'eucalipto, Va bene. la sulla, il corbezzolo. Insomma. Dopo ci sono delle situazioni che si crea il millefiori, che è un misto di tanti fiori di un periodo dell'arco dell'anno che si raggruppa E dice questo no. miele, che anche è un miele che cristallizza e si chiama millefiori. Ecco, come facciamo noi a riconoscere che è un miele naturale? Allora, il miele naturale lo riconosciamo dalla cristallizzazione. Se noi nel tempo, durante il periodo invernale, andiamo a constatare sta cristallizzazione, cioè il miele duro, che la gente dice che è zucchero, invece non è lo zucchero, sono le molecole che si aggregano col freddo. E allora il miele è naturale, eccetto il castagno, eccetto l'acacia, eccetto il corbezzolo, che sono dei mieli che hanno più fruttosio che glucosio, mentre gli altri mieli nel fiore è contenuto più glucosio o più fruttosio, quindi non si è un componente che si mettono degli E dice che zuccheri no. per fare il miele, sono delle particelle di molecole e di sostanze contenute nel fiore che vanno a creare questa cristallizzazione. Quanto è salutario mettere un cucchiaio di miele su una tazza di latte, oppure adesso anche nei formaggi, ecco. Adesso in questa fase critica del problema sanitario che c'è il coronavirus è di basilare importanza il miele e riesce ad avere delle proprietà Va bene. incalcolabili. Quindi noi ci sono dei mieli particolari come l'eucaliptus per raffreddori, bronchiti, le vie aeree. Dopo abbiamo l'arancio che è un miele rilassante, dolcifica, l'acacia anche un miele che è indicato per le persone che hanno problemi di diabete, problemi Di zucchero. di zuccheri. Ogni miele, il castagno è ricco di tannino, è buono per il fegato. C'è tanti tipi di miele che noi e li facciamo spostando le api e facendo le produzioni differenti in base alle zone. Oggi il vostro miele dove si può reperire? Il Nei mio miele si migliori? può reperire in tutta Italia e anche all'estero.
nei migliori punti vendita, nei piccoli punti vendita, perché non voglio la grossa distribuzione perché fa. Quindi dove troviamo marchio catalano? E nei piccoli punti vendita dove sono vocati e hanno, diciamo, il senso di apprezzare il mio prodotto, perché la grossa distribuzione non mi interessa.